Una ricetta che è come bere un bicchiere d'acqua. Cucina virtuale. Oggi siamo qui per preparare un ciambellone marmorizzato stupendo, ma soprattutto povero di tutto, povero di grassi in assoluto, povero di proteine, non c'è latte, non c'è burro, non ci sono uova. Sì, è una ricetta in bianco, fai vedere il tavolo, cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo e non vedere i nostri amici? E invece no, è un ciambellone marmorizzato all'acqua. Vedrete che bella la resa, che bella la marmorizzazione, ma soprattutto che gusto fantastico. Spostiamoci di là e andiamola a preparare insieme. Non credi mai alle mie capacità. Ed ecco gli ingredienti per la nostra ciambella marmorizzata all'acqua. 450 g di farina 00, potete anche usare la farina integrale, io oggi non ce l'avevo. 300 g di zucchero, o così, bianco o zucchero di canna. 80 g di olio di semi, un cucchiaino di essenza di vaniglia, 50 g di cacao amaro, una bustina di lievito per dolci, una presa di sale e 500 g di acqua. Cominciamo subito. Come prima cosa, e questa è una cosa molto importante da fare adesso, perché poi dobbiamo dividere la farina in due parti per la preparazione marmorizzata, appunto, versiamo il lievito all'interno della farina. Con una spatola quindi rimestate bene questi due ingredienti fino a miscelarli completamente l'uno nell'altro. Prendo un'altra ciotolina, eccola qua, e verso al suo interno 250 g di farina. A questo punto versiamo 150 g di zucchero. Mettiamo da parte. In una tazza mettiamo 250 g di acqua e 40 g di olio. Emulsioniamo ben bene l'olio con l'acqua, così, e versiamo nel composto di zucchero e farina. Aggiungiamo un pizzico di sale, quindi metà della presa che abbiamo messo per la complessiva torta, e il cucchiaino di essenza di vaniglia. Quindi passiamo tutto al mixer. Ok, mettiamo un attimo da parte questo impasto. Prendiamo un'altra ciotolina, in questo caso una ciotolona, versiamo la rimanente farina, a questo punto non ci interessa più pesare, lo zucchero rimanente, il sale rimanente, versiamo l'olio nell'acqua che era rimasta. Voilà, mettiamo un attimo da parte, prendiamo 50 g di cacao amaro, amalgamiamo bene tutti gli ingredienti pulvirulenti, versiamo l'emulsione di acqua e olio e con la frusta, vi avviso, ancora sporca dell'impasto precedente, voilà. Tac, faccio cambio di scodella e mescolo il tutto. Prendiamo una teglia a ciambella foderata, potete usarne anche una a torta, non è necessario quella a ciambella per forza. E cominciamo a versare l'impasto a zone, quindi in questa zona metto un po' di quello nero, di quello bianco, bianco. Quindi prendo, un po' di impasto nero e continuo a riempire un po' per zone, facendo a croce, da una parte bianco, quindi due frontali bianchi, uno di fronte all'altro, poi se cade un po' di nero non ci fa niente, e dall'altra parte nero. Alla fine quello che avrete sarà questo, queste sbavature sono in più ma non importa, perché adesso guardate che faccio. Prendo la mia parte bianca e la insinuo nel nero e viceversa, da una parte e dall'altra, e creo proprio l'effetto marble, con una parte con maggiore cioccolata e una parte con maggiore
pasta bianca, perché a tutti in famiglia piace di più o quella al cioccolato o quella bianca. E quindi così accontentate tutti. Non girate troppo, se no mescolate troppo gli impasti. Ecco, vedete, la torta marmorizzata è pronta per essere messa in forno a 180 gradi per 40-45 minuti. A un certo punto, a metà cottura, coprite con un foglio di alluminio e continuate finché la prova a stecchino non vi dirà che è totalmente cotta. Bene, mettiamola in forno e noi ci vediamo dopo. Che bella, è una festa questa torta, veramente veramente bella. I vostri bimbi ne andranno ghiotti. Se vorrete, zucchero al velo su tutto. Io la lascio così perché mi piace che si veda la marmorizzazione. Tagliamo la fetta? Da che parte? Dai, tagliamola qua. Wow, wow. È ancora calda, dovrei aspettare che si raffreddi completamente, ma per voi questo ed altro. Allora, ecco qui, e voilà, guardate qui che meraviglia, wow, ancora fuma come potete vedere. E adesso assaggiamo, veramente veramente ottima. Assaggio la parte un po' più al cacao, un sapore di cacao davvero spiccato, quindi se volete potete fare anche o tutta vaniglia o tutta cacao, è buonissima lo stesso. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, quindi io vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, ciao! È buonissimo, veramente, mi sono dovuto ricredere, veramente. Solamente con l'acqua e il tavolo si può fare una bellissima ciambella. No, a parte gli scherzi, è veramente buono, vi consiglio di provarlo. Cioè, siete in un periodo di ristrettezze caloriche, diciamo così, ma soprattutto se non potete, se avete del colesterolo, delle intolleranze ai latticini, insomma, non dovrete rinunciare al gusto di un buon ciambellone al mattino. Potete fare sia la parte bianca soltanto che la parte nera. La parte nera, a mio avviso, è molto più buona, certo, della parte bianca, perché la parte bianca io in questa ricetta non l'ho aiutata tanto. Magari se avessi messo una bella scorza di limone o un bel agrume, consigliamo, quello sì. Provate la nostra ciambella marmorizzata, diteci cosa ne pensate, condividete il video e mi raccomando, noi ringraziamo la Guardia Costiera per averci fornito la ricetta di questo ciambellone. La ricetta di questo ciambellone l'ho estrapolata da un canale che si chiama, mi pare, mi pare perché l'ho presa un bel po' di tempo fa, My Personal Trainer. Se trovo il video vi metto il link qua sotto, però poi io ho rivisitato totalmente la ricetta perché loro usavano altre cose. Bene. Quindi niente, ci vediamo sempre qui. Mi raccomando, non perdetevi la prossima puntata dove faremo il ciambellone alla Sprite, giusto? No. Alla Coca-Cola. No, esiste. Bene, allora lo faremo. Proviamo. Sì, proviamo. Va bene, ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.